Adesso non mi devo dire, rimani qua perché da subito io presento una
amica, una soubrette, una sciogliera, così ci hanno detto, Anna Bruno che è pronta a consegnarti una targa perché te la meriti, cari bene, questa che è da questa parte, così la nostra, facciamo un applauso all'ingresso di Anna Bruno che sale sul palco con questo abito della sera. Brava davvero, vedi quanti complimenti Reno, ogni volta fai sempre progressi, conserva anche questa targa perché è importante. Ecco, per questo che tu hai questa passione per Giulia, questo è bello, che una bimba abbia insomma questi pensieri per un'altra bimba un po' meno fortunata. Grazie ancora tesoro, un grande applauso a Irene Cicarrella e da questo momento possiamo dare inizio alla manifestazione musicale, ma questa sera chiaramente non sono solo, fortunatamente, di solito dicono meglio solo che male accompagnato, questa sera credo di essere accompagnato bene, o almeno me lo auguro, sì, ne sono certo, insieme a me Anna Cane! Ma come ti sopporto? Poi dicono che somigliamo a Sandra Mondaino nel mondo di Anello, ma è mai possibile? Questa è presentazione. Tu che fai, no, tu che fai nel mondo di Anello? Sì, e tu fai Sandra Mondaino, vieni qua. Beh. Io ogni volta presento con altri colleghi, altri partner maschili e me la passo meno. Ma con Ashley? Mi presentano con tante belle parole. Ma ci mancherebbe, io devo sopportare pure per quando. Giulia, questo ed altro, va bene così. Nel senso che ti sopporto per Giulia questa sera. Smettiamola, dai. Allora, comunque buonasera a tutti. Contentissima di stare qui insieme a voi. Anch'io, quando c'è da aiutare la piccola Giulia insieme a tutti voi, non mi tiro indietro, ormai siamo diventati amici, quasi una parte della famiglia della piccola Giulia Montera. Infatti, insomma, ormai chiamiamo mamma Maria, papà Gabriele, insomma, in ogni occasione per sapere anche come va il percorso di Giulia. Queste serate sono molto importanti, ma sono importanti perché ci sono tanti artisti che fanno di tutto, che cantano, che ballano, che recitano, cioè che mettono a disposizione proprio della piccola Giulia la loro arte e la loro professione. E quindi un grazie speciale va al pubblico e va ovviamente a chi farà questo spettacolo stasera. Però adesso... Cosa c'è adesso? Gabriele Montera sì. Ha voluto dare insomma omaggio ad una persona, ad un amico che è scomparso da poco tempo. Più che un minuto di silenzio, io invece chiederei un applauso per Fabio Randazzo, che è una persona che è stata molto vicina anche lui insieme alla moglie, alla piccola Giulia, e secondo me stasera c'è ancora, c'è prima. Va bene, io direi di andare a compiere lo spettacolo, sì. Adesso sa? Sai cosa c'è adesso? Sì, passa adesso... subito al ballo dopo il canto, sì, si c'è una compagnia. Sì, si apre la parte della danza con la Just Dance della maestra Angela Zarcone. E, sì, vabbè, godiamoci lo spettacolo e quindi se la regia è pronta che entrino pure gli allievi. Grazie. Just Dance. Toda la noche, todo el día, vamos a bañarnos en la orillita que la
facilmente, oppure si lamenta, e non puoi sentire un cambiamento. Così da ricordare che anche voi avete dato una mano alla piccola Giulia. Posso sapere i vostri nomi? Chiara. Un grazie anche a? Valeria. A Valeria e un grazie a? Filippa. Filippa. Ce la facciamo a portare questa targa? Vieni pure, Anna, vieni pure. Sì, vieni tu. Eccola qui, facciamo un applauso. Questo è il ringraziamento che diamo. Sì, ha una mano soltanto, va bene. Ovviamente è della scuola. Portatela ovviamente anche alle vostre compagne e ancora un grazie con l'applauso del pubblico. Grazie. Andate pure, ci vediamo dopo. Grande donna è il nostro direttore artistico stasera, perché vai a mettere insieme uno spettacolo dove ci sono tante teste, tante arti, tante esibizioni, un ruolo sicuramente molto complicato, insomma. E chi se l'è preso questo compito stasera? Lei, Alba Parrino. Facciamole un applauso al nostro direttore artistico. Ho voluto presentarle io queste donne. Io sono per le donne che fanno, non soltanto per le donne che parlano o che stanno davanti allo specchio, no, per le donne che fanno, che operano e che ci mettono la faccia e che lavorano tanto. Grazie per quello che hai fatto stasera. Sono io che sono onorata di essere qui, perché noi siamo tra quelli che siamo stati i primi a conoscere Giulia, ad essere qui a Palermo con la prima manifestazione, e stiamo ancora con loro, perché crediamo che, insomma, vorremmo sentire tutti che questa bambina riuscisse a chiamare i propri genitori mamma e papà. E questo è quello, l'augurio che io faccio a Gabriele e a Maria, ed è per questo che noi siamo qui questa sera, perché ogni volta ci riuniamo per questi eventi proprio per cercare di migliorare un po' la loro situazione. Nel nostro piccolo cerchiamo di fare quel che possiamo. A proposito di questo, c'è una ditta che mi sta sempre vicino e che ha capito, insomma, quello che si nel loro piccolo danno sempre dei premi e dei gadget che io vorrei consegnare all'associazione Una Lotta per la Vita, perché magari loro ne usufruiscono nel miglior modo possibile. Quindi ringrazio l'Ottica Focus, Calogero Corbo, che ogni volta sta con noi per questo tipo di manifestazioni. Grazie Alba. E anche per te una targa ricordo. Gabriele Montera ha pensato a tutti e quindi anche per te questa targa. Proviamo a leggere un po' quello che c'è scritto. Gabriele ci teneva a leggere queste cose, sai perché? Perché sono parole sue, non ci ha dormito la notte per fare queste targhe. Prova a leggerlo tu. Allora, a Natale poi, alla passionaria siciliana Alba Parrino, attrice showgirl, per l'impegno, la professionalità e l'amore con il quale svolge le sue attività, continuo io, vero orgoglio siciliano in Italia e nel mondo. Vai a dare un bacio a Gabriele, dai. Insomma, è stato, ti vuole bene, insomma, è da merito ovviamente a quello che fai. Cioè, è riuscito a farmi emozionare con delle parole, però dico noi, siamo che diciamo grazie a loro, e quello che facciamo lo facciamo davvero con il cuore. Forse si intravede questo, che ci mettiamo davvero il nostro amore in quello che facciamo. Grazie davvero per l'emozione che mi avete regalato stasera. Grazie, ancora un grazie ad Alba Parrino. Un saluto, adesso voglio farlo qui in sala, c'è un nostro amico, lo sceneggiatore Giovanni Loverso. Ci sei Giovanni? Batti un colpo se ci sei, ci sarà sicuramente. Lui ha lavorato con Tornatore nel film Baria e anche nell'ultimo film di Piffo. E anche lui, volevamo ringraziarlo, è un amico della piccola Giulia Montella. Grazie Giovanni, ti facciamo un applauso, te lo faccio anch'io come posso insieme a loro.
Si continua adesso con lo spettacolo. Beh, l'hanno chiamata corrida siciliana. Che cos'è sta corrida siciliana? Lo vedremo tra un po'. Sul palco adesso mi raggiunge Giuseppe Mannino, che canta Quando mi dici così di Fred Bongusto. Va, godiamoci questa canzone, torniamo indietro nel tempo. Perché corrida? Perché? La prima volta che canti? Dimmi. No, un po'. Non è la prima volta, però intanto per la bambina, per Giulia, che io sono stato sempre vicino anche prima con un'altra manifestazione, non volevo mancare in questa. Quindi corrida, per divertimento, perché anche nella tristezza bisogna sorridere. Cioè, quindi, mi piace quello che hai detto. Una canzoncina allegra che molti sicuramente conosceranno. E dai, magari la ricordiamo. Giuseppe Mannino. Ok, grazie. Una bella ballerina. Quando mi dici così, ti amo, tutte le volte che tu parla, ti amo, come ci vogliamo bene, tu mi ami, non ci lasceremo mai. Mai, mai, e tutte le volte che tu vai a rubare un bambino va. Sorridi, io t'amo sempre di più. Bambino, lo vedi, dammi un bacio presto presto, altrimenti non esiste. E se questo è l'amore di più, non serve a lavorare. Quando mi dici così, ti amo, io ti rispondo così, ti amo. Come ci vogliamo bene, noi due, non ci lasceremo mai, mai, mai. E tutte le volte che tu fai un vado per quando lo fai, sorridi, io t'amo sempre di più. Ba-la-la. Lo vedi, dai un bacio presto presto, altrimenti non esiste. E se questo è l'amore, dimmi tu, cosa fa, vado, Vado. Grazie. Una balli e balletti addirittura. Complimenti. Grazie. Accomodatevi. Oh, Anna si chiedeva come mai la corrida. Nel senso che a seconda di come va, chissà, magari esce dalla tomba corrada e va a saluto a tutti, no? Che non si fa mai. Speriamo di no. Allora, va bene, andiamo avanti. È arrivato il momento, sempre nell'ambito della corrida, di una fanciulla, Noemi Cutrera, che canta una canzone molto bella di Alessandra Amoroso, dal titolo Niente. Eccola qui, Noemi, sei pronta? E quindi a te la passerella e il ballo. Comunque niente era il titolo della canzone, alla fine del spettacolo non c'è niente, dico no, niente è il titolo della canzone, non facile.
hai dato più storia alla mia vita, tu hai spento lasciando una ferita, tu eri indispensabile per me. Se con gli occhi chiusi ho seguito te, cercando nel dolore un'altra me, volevo darti un senso che non hai. Cosa vuoi? Tu non sei più niente. Io da te oramai non voglio niente. Il tuo amore uccide poi si mente, ma per come non cercare qui niente. Anche se mi trovi nella mente, nel mio cuore non rimane niente. Mi prendo il tempo insieme a te, appartiene solo a me. Sai, adesso ti ho capito come sei. Non è rimasto niente tra di noi. Nel mio negozio, con questi coupon che sono fuori, io 2 euro li levo, io ho preso una boccetta di vetro e li metterò lì e li consegnerò a Gabriele Montera. E questo è davvero un gesto importante, perché significa mettere davvero il proprio lavoro a disposizione del prossimo. Detto questo, si continua con lo spettacolo, adesso ancora il momento della danza e il gruppo di ballo della scuola Amici, guidati dall'insegnante Maria Teresa Garufi, a salire su questo palco. Facciamo un applauso alla scuola Amici del Ballo. Thank you.
dicendo, ah, sei tu ballato con le tue allieve. Bella questa cosa. E c'è anche per voi, però la diamo a te, una targa a ringraziamento per il vostro contributo di questa sera. Eccola qui, Anna Bruno consegna la targa all'insegnante. E grazie, perché tutto gratis, fatto col cuore solo per Giulia. Grazie ancora, ci tengo a te. Bravi, grazie. Sei stata bravissima. Grazie. E adesso Sasà è il momento di presentare un altro amico di Giulia Montera. Assolutamente sì. Una persona, esatto, che si è battuto anche affinché venissero organizzati spettacoli di questo tipo, perché magari le location non erano sempre disponibili e lui invece diceva sì, si devono fare. Per Giulia sì. Ed è venuto questa sera qui, non poteva mancare il primo cittadino della città di Palermo, il sindaco Leo Luca Orlando. Eccolo qua. Eccolo qua. Non aveva capito che stavo parlando di lei. Anche lei è amico di Giulia. Si mette in mezzo così, fra noi, viene sempre anche, in mezzo. Mamma l'esame. Maria, vieni anche da questa parte, ecco, brava. Ci risiamo, sindaco, siamo ancora qui per la piccola Giulia Montera. Prefazione del libro, tra l'altro, il tuo pugno, è scritto nel tuo pugno. Credo che quello che viene da dire è che la vita è bella. E credo che Giulia ci ricorda che la vita è bella. E ci ricorda che la vita è bella proprio lei che la vive tra mille sofferenze e disagi. Per questo bisogna dire più volte grazie, perché ci ha fatto ricordare quanto è bella la vita a noi che spesso lo dimentichiamo. Io questa mattina ho ricordato con un gruppo di amici un ragazzo che ha perso la vita a 18 anni, un incidente motociclistico. E con i genitori siamo rimasti ad intitolare questo albero alla vita. La vita è bella. Ecco, io credo che il messaggio che oggi viene da Giulia è questo: ci ricorda ogni giorno, ogni momento della sua vita, ci ricorda che la vita è bella, ci ricorda anche che le sofferenze, i dolori, le difficoltà ne aumentano la bellezza. Poi certo, dietro questa vita bella ci sta tutta la rabbia per un sistema che spesso non funziona, ci sta tutta l'indignazione per le cose che pretendono farsi e non sono fatte. Ci sta tutto quello che è scritto in questo libro, che vi invito a leggere e soprattutto a rileggere, perché io confesso che l'ho apprezzato molto di più quando ho riletto la seconda volta, perché cogli alcuni passi, alcune sfumature, alcune dimensioni di sentimenti, di dolori e di speranze che magari la prima volta non riesci a cogliere fino in fondo. E quindi grazie papà e mamma di Giulia per questo dono, per aver chiesto a me di fare la presentazione, nella quale ho soltanto iniziato dicendo grazie Giulia e concluso, come sto concludendo, grazie Giulia. Grazie. Ricordiamo, questo libro viene presentato oggi per la prima volta, racconta la vita, i primi 3 anni della piccola Giulia Montera, quando è nata, quando sembrava che tutto funzionasse, andasse bene. E poi è successo. E poi è successo quello che è successo. Da più di 6 anni combattiamo, andiamo avanti e i suoi bei occhi ci parlano e ci dicono non mollare, non mollate. E noi andiamo avanti così. Io devo ringraziare il sindaco, una persona speciale, per la sua vicinanza. Grazie, signor sindaco. Sindaco è sempre partecipe a queste cose, è sempre pronto ad aiutare meno fortunati, da sempre, dall'inizio che Giulia venne a Palermo, in Sicilia, mi ricordo, a partire dal melotono, sempre, non è mai mancato gli ultimi eventi, questo veramente gli fa onore, quindi perché lo fa, si vede col cuore al di là di tutto, non perché soltanto il sindaco di Palermo, non perché vuole fare passerella, ma io... Ma c'è uno di voi qui dentro che non farebbe lo stesso di quello che sto facendo io? Allora, contanto che siamo tutti noi diversi da quello che qualcuno immagina che siamo, non io, tutti. Posso dire quello che penso, sindaco? Posso dire quello che penso, sindaco? È vero, lo faremo tutti, però bisogna vedere con che spirito si fanno le cose e se si fanno davvero col cuore. E dalle sue parole e dai suoi occhi io ho capito stasera che lei lo stava facendo con questa intenzione. Grazie. Ancora un grazie al nostro sindaco Leo Luca Orlando, un grazie a mamma Maria e porta un saluto e un bacio da parte nostra alla piccola Giulia. Grazie. Grazie.
un momento, perché ovviamente abbiamo avuto targhe per tutti e non poteva mancare la targa per il sindaco Lulu Corlando. Vieni pure Anna, vieni. E ci tengo a leggere, anzi voglio che lo legga lei, sindaco. Momento, e gli accedo il microfono. A Natale poi, all'onorevole di ieri, al sindaco di oggi, e posso aggiungere, e all'uomo di sempre, mi mettiamo scuro. Qualunque cosa succede alle elezioni, io rimango uomo. Allora, all'onorevole di ieri, al signore di oggi, il professore Lulu Corlando, per la sua capacità di scrivere emozioni usando l'inchiostro del cuore, Palermo 11 dicembre 2016, una speranza per giugno. Grazie. Grazie al signore Lulu Corlando. Complimenti ancora. Grazie a lei, sindaco, per essere sempre con noi. E quindi allora, abbiamo anticipato questa notizia. Oggi esce il libro che narra la storia della piccola Giulia. E verrà presentato anche un brano inedito a lei dedicato dal titolo Giulia. Questo brano è stato scritto da Papà Gabriele con le musiche di Mario e di Stefano e gli arrangiamenti sono di Ignazio Caracausi. E qui chiedo qua, vieni qua, avvicinati Ignazio. Non ti prendi mai applausi, tu lavori sempre dietro le quinte. E anche lui è qui. Bravissimo. Conosciamo da qualche giorno con lui. È vero, è vero. Lavori insieme. Questo pezzo è stato prodotto da Una lotta per la vita Onlus, ha come etichetta discografica la Cara Music, appunto di Ignazio Caracausi. Perché hai deciso di fare questo, Ignazio? Ma è perché è una cosa che comunque teniamo molto al cuore, per Giulia, che le ha voluto il bene di questo mondo. Quindi, io sono dalla disco, ma anche lui è una cosa di un padre. Hai vinto mia, tra l'altro. E niente, ascoltiamo poi di ascoltare questo brano. Hai fatto curato tutti gli arrangiamenti. Sì, ho curato gli arrangiamenti. Testo di Mario di Stefano, canta Giovanni. È lui che arrangia bene, insomma, sia la... Esatto. Però per ascoltare questo anteprima, ci dovremmo ancora aspettare perché ci hanno detto che al momento è ancora in lavorazione, è proprio da definire. Però il cantante ve lo vogliamo presentare, la voce è sua. Gianni Tantillo, vieni Gianni, ci darà un assaggio delle sue doti canore, canterà un pezzo bello, non è quello, ma ci fa ascoltare perché, ci fa capire perché Gabriele Montera ha voluto proprio te. Ci canti Angelo di Francesco Renga, facciamo un applauso a Gianni Tantillo. Grazie. Notte fonda, senza luna, è un silenzio che mi consuma. Il tempo passa in fretta, tutto se ne va, preda degli eventi e dell'età. Ma questa paura per te non passa mai. Parte di me. Ora resta il dolore e di preghiere che Dio non vuole, parole vane al vento e ogni un momento siamo soli e questa è la realtà. Ma questa paura per te non passa mai. Angelo, prenditi cura di lei. Lei non sa.
Grazie. E facciamo un applauso a Gianni Cantillo. Anche questa canzone non è stata scelta a caso. Vieni qua a non dare le spalle al nostro pubblico, perché Angelo ovviamente fa pensare ai bambini. Certo, certo, è stata una scelta, diciamo, cioè, è stata una scelta bella, perché è stata suggerita anche da mamma Gabriella. Per cui sono felicissimo di fare anche questo, ma non di aver fatto per questo. Questo grazie. È l'emozione, scusate. No, non bisogna scusarsi per l'emozione. Ci si scusa per le cose brutte e negative che fanno male alla gente. Le emozioni fanno solo bene. E noi ti vogliamo anche in questa occasione ringraziare con una targa. Vieni pure, Anna. Ma la facciamo un applauso a questa meraviglia. Insomma, lei è attenta. Gianni Tantillo, fammi leggere quello che ha scritto Gabriele Montero per te. All'amico di sempre, all'artista di oggi, Gianni Tantillo, per le sue capacità canore e per l'amore che esprime con la sua voce. Grazie. Grazie. A dopo. Grazie. E adesso cambiamo genere. Abbiamo ascoltato i nostri cantanti, abbiamo già visto all'opera i nostri ballerini e adesso arriveranno dei ragazze splendide che sfileranno qui su questa passerella con indosso i gioielli di Creativa Accessori. Io non dico nulla, godetevi lo spettacolo perché sono una più bella dell'altra. Musica, regia. Malade, completamente.
dell'Accademia Energy Dance che ci ha dilettato con la sua voce, e facciamo un applauso a queste ragazze, ma soprattutto, lasciatemelo dire, alle creazioni splendide che indossate. E per questo dobbiamo qui ringraziare proprio la stilista, la creatrice di questi gioielli. Eccola qui. Grazie, ricorda il tuo nome? Grazie a voi, sono Rosaria Alberti e sono lobbista, creo gioielli per passione, per amore l'ho fatto. Vieni qua, mettiamoci al centro, altrimenti il fotografo mi lincia, perché vuole ovviamente fotografarti in tutto il tuo splendore. Sì, dicevo, intanto sono io che ringrazio Gabriele Montera e Maria, che ho avuto il piacere di conoscere proprio su questo palco. E l'amore delle mamme, l'amore di Maria verso la figlia, anche se non la conoscevo ancora, mi ha invaso praticamente. E voglio solo spendere due parole perché rischio altrimenti di emozionarmi più di quanto è possibile e necessario. Ho avuto la gioia, devo dire grande, di conoscere Giulia. Giulia non ha il dono della parola, ma ha il dono di mille parole e di mille sentimenti che escono fuori dai suoi occhi. È una bambina splendida che merita di vivere al meglio per quanto è possibile. Io sono qui perché di fronte a questa situazione mi sono chiesta cosa potevo fare. Ringrazio Gabriele, ne sono onorata, perché ha voluto che io fossi insieme a loro consigliere nazionale dell'associazione Una lotta per la vita Onlus. E mi sono chiesta cosa potevo fare al di là della vicinanza fisica. E ho detto bene, io qualcosina la so fare, in effetti so creare qualche gioiello che pare piaccia. Abbiamo partecipato a diversi eventi, a diverse sfilate anche quest'anno a livello mondiale, e ho voluto lavorare, ho voluto dedicare proprio, credetemi, qualche ora alla notte per creare qualcosa per Giulia. Vi invito, non appena farete la pausa, ad uscire a guardare le mie creazioni. C'è un tavolo dedicato a Giulia, tutto ciò che si trova su quel tavolo, per chi ne volesse anche avere la gioia di acquistare questi oggetti particolari, verrà donato, il ricavato verrà donato interamente a Giulia. Ripeto, io non posso dire che grazie, sono io che dico grazie a voi per essere qui stasera. E voglio ringraziare queste ragazze perché sono qui, hanno utilizzato i loro abiti, hanno utilizzato le proprie risorse, però ci sono, ecco, e quindi grazie, grazie veramente. Grazie a te, davvero. Come dicevo prima, cerchiamo di dare quello che sappiamo fare, il nostro lavoro, le nostre inclinazioni, le nostre passioni. E quindi prenditi l'applauso del pubblico, te lo meriti tutto. Grazie da parte della piccola Giulia Montera. Anche per te una tarda ricordo per questa serata. Doppiamente grazie, già che tu indossi le sue creazioni. Prova a leggerlo, Rosaria. A Natale puoi, alla donna, alla creatrice Rosaria Alberti, creativa accessori, per l'amore che mette nelle sue creazioni fatte rigorosamente a mano, per la leggerezza e la modernità dei suoi preziosi gioielli. Palermo, 11 dicembre 2016. Grazie Gabriele, grazie Maria, grazie Giulia. Poi visto, sono delle targhe proprio soggettive, personalizzate, davvero. Un grazie speciale da parte di Gabriele Montera e di tutta la famiglia. Grazie ancora Rosario, grazie anche a voi ragazze. E io stasera sarà una serata di ringraziamenti, ve lo dico prima, perché è giusto farli, perché è doveroso farli. E oltre a tutti i ringraziamenti che sono stati fatti fino a questo momento, ci sono delle persone che con Giulia ci stanno praticamente sempre. Sono le persone che l'aiutano nella fisioterapia, le persone che aiutano, che curano Giulia Montera. E Gabriele Montera ha voluto che questa sera fosse ringraziata personalmente la cooperativa Osa Palermo, facciamo un applauso, guidata dal dottor Bonanno, che assiste non solo Giulia ma anche tanti altri bambini a casa loro, nel loro domicilio. E anche per lui c'è una targa ricordo. Se c'è qui il dottor Bonanno, che mi raggiunga sul palco, eccolo. Ah, è qui, vicinissimo, in prima fila. Eccolo, dottor Bonanno. Io ho avuto già modo di intervistarle in altre occasioni. E ovviamente, se ringraziamo tutti, per primo dobbiamo ringraziare lei. Assolutamente no, perché la cooperativa Orsa nasce circa 102 anni fa e ha sposato quello di curare le persone.
ma non solo gli ammalati, ma anche i familiari che stanno accanto che soffrono. Quindi la nostra cooperativa non fa altro che cercare di mettere il meglio per curare le persone e i familiari che stanno accanto dare loro un supporto. È la seconda volta che mi trovo sul palco per Giulia. Noi la curiamo con tanto amore, ma non solo lei, a tutti, ma Giulia merita di più. E si ammira tanto la famiglia, papà Gabriele e mamma Maria, che sono veramente esemplari, soffrono assieme a Giulia. Quindi grazie che mi trovo qua, un grazie a papà Gabriele e a mamma Maria. Noi saremo sempre disponibili in qualsiasi minuto per curare gli malati. Questa è, noi siamo nati solo per questo. Grazie. Grazie a voi, al lavoro splendido che fate, e anche per lei, dottor Bonanno, una targa ricordo. Vediamo un po' cosa ha scritto giù Gabriele Montera per lei. E vediamo gli occhiali, li leggo io. Alla cooperativa Osa Palermo, Nicola Bonanno. Per aiutare quotidianamente a domicilio la piccola Giulia Montera con professionalità e amore. Giulia Montera è ancora tra noi anche grazie a voi. E anche grazie ai miei collaboratori che la vogliono tanto bene e la stimolano anche la famiglia. Grazie ai miei collaboratori. Porti allora il nostro saluto e il nostro ringraziamento ancora. Grazie per il lavoro che fate, ancora un applauso a dottor Bravi. Facciamo un applauso adesso a Gaspare Ricchichi. No, stanotte amore non ho più pensato a te. Ho aperto gli occhi per guardare intorno. Intorno a me girava il mondo come sempre. Gira, il mondo gira, nello spazio senza fine, con gli amori appena nati, con gli amori già finiti, con la gioia e il dolore della gente come me. Io ti guardo, nel tuo silenzio io mi perdo, e sono niente accanto a te. Di mondo non ti è fermato, ma è un momento, la notte mi segue sempre il giorno. E il giorno verrà. Complimenti,
Allora, andiamo avanti. È il momento di una donna, ragazza, si chiama Maria Rita Romano e canta un brano della mitica Stefania Rotolo, grande personaggio, esiste anche un premio che titola per lei, e il titolo del brano è Cocktail d'amore. Sei pronta, Maria Rita? A te. Pronta. Il palco e il microfono. Decisamente genere, arriva un personaggio che è già molto conosciuto dalle nostre parti, non solo, stiamo parlando della bravissima Giusy Anceschi che ci farà ascoltare due brani, uno è Adagio e un altro è I Will Always Love You. A voi Giusy Anceschi, eccola qua. Buonasera a tutti. Prova?
think of you every step of the way. And I Oh,
ritroverò. Seri, dai, anche perché il momento lo richiede, non troppo, lo so.
No, a parte gli scherzi, abbiamo ovviamente ringraziato tutti e Gabriele Montera voleva ringraziare anche il consigliere Giulio Cusumano per tutto quello che ha fatto e perché comunque è stato vicino e come uomo politico e come amico e persona umana. Sì, nel video sempre perché cerchiamo di sensibilizzare i concittadini, ma oggi poi per me, per tutti noi, ha parlato il nostro sindaco, quindi io già è tardi, non dico più di tutto. Io come non un bacio così. Visto che a te non ti ha voluto baciare nessuno. Ah, invece con gioia, perché è proprio un bel momento di gioia, quindi lo stiamo vivendo tutti così, anche perché Gabriele e Montero organizza spesso questi eventi, io sono contentissimo di dargli una mano proprio con voi che li presentate spesso, anzi sempre ultimamente, perché dobbiamo sensibilizzare sempre di più, perché come diceva anche Nicola, mi permetto di chiamarlo Nicola perché lo conosco, ecco, ahimè di Giulia in città ce ne sono tante, quindi bisogna accendere i riflettori, perché la cosa importante è che questi bambini possano avere le assistenze a casa e non in ospedale, appunto accanto ai genitori, e quindi ci impegniamo ogni giorno per questo. Quindi mi fermo qui perché so che insieme a te c'è un'altra associazione che collabora insomma insieme ai tuoi eventi con... sì ai miei nostri della città sì, c'è cioè, anche tuoi che sono come città chiaramente so che c'erano delle associazioni presenti credo, no così mi era stato detto ci saranno ci saranno insomma. Però una cosa c'è anche per il consigliere Giulio Cusumano, così come è stato per il sindaco, c'è una targa ricordo. Allora ecco il sindaco. Segno io la targa ricordo. All'uomo, all'amico, al politico, avvocato Giulio Cusumano, per il suo essere sempre in una fila al fianco dei più deboli per la Palermo solidale. Palermo 11 dicembre 2016, una speranza per Giulio. Bello. Vero a Giulio Cusumano vuoi segnare direttamente dal sindaco. Grazie sindaco, no, grazie anche alla famiglia, no? Veramente non c'era bisogno, ma penso come tutti coloro i quali stiamo ricevendo delle targhe, cioè fa piacere, ma credetemi, ma adesso siete tutti qua per lo stesso motivo, la direttrice artistica, è bello perché ripeto è qualcosa che al di là del nostro lavoro ci fa sentire poi un po' più importanti perché lo vediamo così. Poi la cosa bella che ho visto prima all'inizio serata con fuori c'è Giulio Cusumano è andato lì a comprare il libro e l'ha pagato. Ah, questo è no, bravo, un applauso, questo è che poteva approfittare di tanto no, lui ha solo pagato. È importante dirlo assolutamente perché al di là di tutto ricordiamo me lo ha detto Gabriele, non so se era questo il momento in cui dirlo perché stasera stiamo cambiando. Gabriele sindaco mi ha comunicato che ha intenzione di devolvere una parte dell'incasso dell'acquisto proprio del libro del CD proprio al comune di Palermo per le attività sociali, quindi un gesto esemplare ancora una volta. Grazie della famiglia Montera. Perché Giulio Gabriele Montera dice non c'è soltanto Giulia, non c'è soltanto la mia Giulia che ha bisogno, ecco perché ha deciso di devolvere questa somma ai servizi sociali del comune di Palermo in modo tale da aiutare oltre a Giulia tutti i bambini che ne hanno bisogno. Perfetto, grazie a tutti quanti, siete stati fantastici. Tornate ai vostri impegni, noi ci rivedremo presto. E io mi bacio il sindaco, questo che non mi ha voluto baciare nessuno. A posto. Cioè ti bacia di me, dai, ti auguro. Grazie, auguri, buona notte a tutti. Esatto, prima di passare ancora allo spettacolo, io sì. Dice, visto che siamo in fase di premiazioni e ringraziamenti, sì. Abbiamo parlato tanto di malasanità. Abbiamo parlato insomma, di questo libro che oggi esce, che parla proprio di un caso di malasanità importante che è quello di Giulia, però dobbiamo dire che ci sono persone preparate che invece svolgono quotidianamente il loro lavoro e noi qui siamo per testimoniare anche questo. Sul palco io gradirei se venisse qui con noi nel settore ADI guidato dal dottor Oddo che è qui in prima fila, in modo tale da ringraziarlo personalmente a nome della famiglia Montera ma a nome della città di Palermo tutta. Le cedo il microfono e grazie dottor Otto di essere qui. Viciniamoci. Grazie per la presentazione. ADI vuol dire assistenza domiciliare integrata, la scommessa della sanità di andare a casa delle persone. Assistere persone a cui
studiandone, per i quali l'obiettivo non è solo quello di curare il malato, ma anche aiutare la famiglia nei compiti di cura. Perché se noi aiutiamo la famiglia si può dedicare meglio al familiare. Dobbiamo pensare che oggi la realtà ci impegna quotidianamente, in un anno abbiamo qualcosa come 15.000 persone assistendo domiciliare. Voi dovete pensare che ogni giorno 300 persone dell'azienda sanitaria provinciale di Palermo escono e vanno a casa di altre persone bisognose per effettuare circa 2.000 prestazioni giornaliere. Quindi ogni giorno abbiamo un carico di lavoro importante. La scommessa è quella di lavorare insieme con il comune, di agevolare i cittadini nelle comunicazioni, evitare che i cittadini facciano la scuola e vanno al comune o all'azienda. Dobbiamo lavorare molto sull'informatizzazione, con le mail, con le comunicazioni anche telefoniche, semplificare la vita, perché oggettivamente oggi chi ha bisogno affronta tanti problemi e il mio impegno è proprio quello di semplificare la vita per persone. Chi mi conosce comunque va nell'azienda sanitaria e chiede all'assistenza domiciliare, vedete che ci sono persone che cercano di aiutare, non di creare problemi, perché già la persona ne ha assai problemi e quindi semplificare la loro vita già significa dare una mano e risolvere già in partenza la parte del loro problema che è la burocrazia. Ma dottor, chi può richiedere questa assistenza domiciliare? Tutti? E allora, no, chi ha bisogno che non è autosufficiente, cioè chi non è capace di badare a se stesso e ha bisogno di prestazioni sanitarie, medico, infermieri, fisioterapista, quella è la persona che ha diritto all'assistenza. Come può richiederla? La richiede il medico curante. Se il medico curante si fa carico di questo peso e collabora, noi a casa mandiamo i nostri operatori. E oltre che al medico curante, una quota viene dagli ospedali. Dovete pensare che su 15.000, 5.000 vengono dagli ospedali. Voglio dare un messaggio: abbiamo tante giure che noi assistiamo, alcune sono vittime di mala sanità, però abbiamo tanti ragazzi e voi dovete sapere che la causa principale sono gli incidenti stradali. Quindi è un messaggio di massima attenzione, perché la prima causa di morte nei ragazzi oggi sono le moto, le macchine, gli incidenti stradali. Quindi stiamo attenti, ragazzi, adulti e tutti coloro che si mettono alla guida. Grazie dottor Otto per essere stato qui, anche per lei una targa ricordo, eccola qui, è già pronta, Otto, il dottor Otto Ceci. La mettiamo nel mio ufficio, sì. Così chiunque viene la legge. Ha bisogno di occhiali per leggere? No, no. Ancora no. Okay. No, ancora... Si è offeso, ma... ancora no. Ma quindi il dottor Otto non è nell'ASP soltanto? L'ASP, sì, è più ASP. ASP però non solo Palermo, ma anche tutta la provincia. Sì, sì. Visto che aspetti un attimo, hai visto che ce l'avevo vista, eccola, e che sono tanti. Proviamo a leggere che cosa Gabriele Butera ha scritto per lui. Allora, dottore Otto, per la sua carica umana, per il suo impegno quotidiano, un medico che non ama riscaldare la poltrona dirigenziale, ma che ama essere la risoluzione del problema. Persona sempre pronta, sempre attenta verso chi è bisognoso di cure e di assistenza. Grazie, Palermo, 11 dicembre 2006. Grazie, dottore. Grazie mille, continuate a fare questo splendido lavoro. E adesso continuiamo con lo spettacolo. Guarda là, sono belle, già pronte, hanno già indosso anche le creazioni e quindi... Quindi è il momento moda della Energy Dance Academy con la maestra di canto Elisa Campitelli. Allora, un piccolo cambiamento di programma, perché ovviamente le ragazze si devono cambiare. Allora, nel frattempo che si cambino, intanto facciamo accomodare qui sul palco invece coloro che hanno curato tutto il make-up, il trucco delle ragazze. Vieni pure qui, Lulu Portolano, vieni pure. Anche per te un ringraziamento speciale, perché come dicevamo prima, effettivamente ciascuno mette a disposizione il proprio lavoro e tu hai messo a disposizione la tua arte, te e tutte le tue ragazze. Anche tu, sempre vicina a Giulia Montero, mi ricordo di te fin dall'inizio. Beh, hai ragione, Anna, dall'inizio proprio. Giulia non si può mettere da parte, non si può dimenticare, è sempre nei nostri cuori e anche quel piccolo che possiamo fare è tanto per, anche per lei. Quindi io sono sempre con Giulia e resterò sempre con Giulia.
Un ringraziamento speciale alle due ragazze, come si chiamano? Almeno il nome, così facciamo un applauso. Allora, le ragazze sono le borsiste dell'Accademia di Trucco che adesso ho a Palermo e sono Jessica, Simona, Maria, Daniela. Facciamo un applauso a questi ragazzi, sono qui in spirito di volontariato puro, perché questo è volontariato. Grazie da parte della famiglia Montero, da parte di Giulia, ma da parte anche nostra. Grazie, grazie mille. C'è anche per te, per voi tutti, una targa ricordo. Tu leggi cosa è scritto Gabriele Montero per te. Allora, alla donna, all'artista Giussi Portolano, per la magia di un sogno che traspare nel suo mercato. Grazie davvero. E anche per te un ringraziamento speciale. Grazie, grazie Giussi, grazie ragazze. E se dall'altro lato mi dicono che sono pronte le nostre modelle, sono pronte. Sasà, sono pronte le nostre modelle, possiamo andare avanti con sì, la scaletta? Sono sì. E allora? Almeno dicono che sono sì, pronte. Ci siamo? Datemi cenno. Sì, basta dire sì. Ce la facciamo? Sì. Sono. Le modelle sono pronte? Sì, sì, sì pronte. Sono pronte. E allora regia, si continua con la musica perché in sottofondo, mentre queste ragazze sfileranno su questa passerella, ci saranno ancora i cantanti dell'Accademia Energy Dance. Ospite in casa mia, conservate l'amore tutte al vento, come voi. Ma ridi tu, che parli piano, e chiedi scusa se ci addormentiamo.
la potenza e mai fantasy e maybe try coming true something no one else ever found a way to do and carefully do one by one seems you to be and I know oh,
Caterina, anche lei facente parte dell'Accademia, che i ragazzi si sono esibiti, Accademia Energy Dance. Grazie, grazie Sabrina. Continueremo, ma siamo alle battute finali, però prima io volevo ringraziare personalmente la presidente di un'associazione, con lei penso ci sono anche altri volontari, si chiama Aiutandoci. Chissà quante volte avete letto sui giornali questo nome, mi sono pregiata anch'io di scrivere sul loro operato, perché di associazioni ce ne sono tante, ma quando fanno bene bene il loro lavoro si distinguono. Vieni qua Maria Marino, presidente di questa associazione, bella come il sole stasera. Maria, presidente di Aiutandoci, fai venire pure i tuoi collaboratori, come faresti senza di loro? Non farei. Beh, tu diciamo che in solidarietà sei, ormai si avvezza, perché insomma voi, ecco, raccontate un po' cosa fate. No, Anna, oggi veramente io non vorrei parlare del mio gruppo, noi oggi siamo qua per Giulia, per dire a Giulia di continuare a lottare. Io oggi non parlo come presidente del gruppo Aiutandoci, io oggi parlo con il cuore di mamma. Io anche sono mamma di un bimbo vittima della mala sanità. Però quando l'ultima luce si stava per spegnere, qualcosa è successo. Il mio bimbo oggi è qua, ce l'ha fatta, e quindi io oggi dico a Giulia forza, continua a lottare, e dico ai genitori di Giulia di non perdere mai la speranza, perché la speranza è l'ultima a morire. Grande cuore di mamma, e che mamma può capire. Per te il presidente onorario di una lotta per la vita, lo abbiamo visto in altre vesti, ma lui è anche questo, presidente onorario di una lotta per la vita Onlus, Giulio Cusumano, premia l'associazione Aiutandoci. Eccolo. Consigliere, no, le do la parola perché voglio rispettare quello che ha detto la presidente. Stasera parliamo di Giulia e quindi noi, a nome di Giulia, vi diciamo grazie, davvero di cuore. Proviamo a leggere quello che c'è scritto sopra, Maria. Maria Marino, per l'impegno quotidiano verso chi non può, verso chi non riesce, per la capacità nel vivere di offrire sorrisi dispendendo doni e regali. È vero, anche questo è vero. Comunque, li trovate in Piazza Giotto, ve lo dico io, Piazzale Giotto, loro raccolgono tutto, corredo per bambini, giocattoli, tutto quello che serve alle famiglie bisognose. Loro ormai lo sanno, loro sono un appuntamento fisso, vanno a Piazzale Giotto e trovano questi angeli. Grazie, grazie ragazzi, davvero di cuore. E adesso siamo alle battute finali, tra un po' leggeremo dalla voce di due attori che sono qui in sala con noi alcuni passi del libro di Giulia. Secondo me vi verrà voglia di andarlo a comprare così come abbiamo fatto noi, ma intanto si continua con la musica e ancora gli interpreti dell'Accademia che abbiamo appena ascoltato, che si preparino le cantanti dell'Accademia Energy Dance. Baby, beautiful sight, how you
Sì, ce l'abbiamo, sì. Certo, già sono due o tre giorni che non so più quanti. Beh, però... ma ieri sera ha avuto un successo davvero straordinario. Ieri sera al Teatro Golden per il suo primo concerto, Pienone, questo è stato importante, oggi è ospite di RM. Ma chi è questo ragazzo? Da è un ragazzo palermitano, appena 17enne, che è un rapper, dal nome Spica, non so se ne avete sentito parlare, sta accumulando alla grande. Io su YouTube è arrivato addirittura terzo, a toccare il terzo posto della classifica di Atux. Eccolo qua, Spica! Anche a Spica che lo chiamiamo. È un po' che non ci vediamo, è tre giorni, non ne posso più, basta. Spica, dove sei? Complimenti per una sera, una serata indimenticabile anche per noi. Lui oltre a fare delle brave che scrive, si inventa anche di ripescare vecchie cose, tipo bacia di piccina, e la fa pure in versione rap. Poi ne ha pensato un'altra, addirittura l'immensità di Don Baghi. È piaciuta così tanto a Don Baghi che ha voluto cantarla insieme a lui, quindi uscirà anche Don Baghi originale. A 182 anni canterà con lui, no, 182, 182 anni, però insomma va bene, quindi insomma, riesce a coinvolgere tutto, questo è importante. Lasciamo il palco a Spica. E cosa canta? Bacio di piccetti, due bravi, vai Spica, mi raccomando. Baciami piccina con la bocca di piccina. Ma sarebbe come la base di più. Ti faccio in quantità. Ma questi baci ti devono. Se tu non esistessi, io ti inventerei. Siamo solo un po' sconnessi, ma ti collegherei. La notte un po' vicina, siamo vicini a te. Ora che il cielo rimane solo il limite. Non è vero che se non ti cerco non ti penso mai. Se me ne vado via per sempre non mi mancherai. Vado lontano, dove l'aria la respira appena. Nebbia di Milano, sole di Palermo a scena. Se l'ho scritto sopra i muri, se chiamasse dialogare noi siamo rimasti muti. Volendo potrei darti un po' più tempo, vado a prendermi più tempo anch'io. Me l'accendo e volo su parate anch'io. Tu con le mani dai. Le macchine, le mastico, qui nasce prima il drastico. E la mia vita insieme diventa andato. Fatti di cemento armato, questo treno ti ha tardato. E sono qui che aspetto con la mia amica Sasha. A lei non le do un nome, sì, la chiamo Ansia. Non voglio che se faccio la gente mi ringrazia. Manco che in fascia, solo te riconosca la mia faccia. In mezzo a tante maschere, vorrei morire un'altra volta solamente per rinascere. Foto come la gente che ci ha creduto, che nonostante le tracce sputo è arrivata qui dove sta. Questa vita ti toglie e poi non ti dai, intrappolati dentro la città e da segnati, a segni mai segnati, non servo insegnamenti dalla strada li ho imparati. Ti spiego cosa provo quando poi non torni a me, ti vorrei farne a meno ma a meno non conteresti. Vorrei dirti quanto basta per farti capire un po', dirti non basterebbe capirti ma non modo. Baciami piccina con la bocca, bocca di cucina, dammi tanta, tanti baci in quantità. Tutta storia, tieni la pena in testa, musica nelle vene, una guerra dentro la testa. A 17 sembra tutto uguale, ma qualcosa cambia, un'altra strumentale, un pugno dritto nella faccia. Mangia tutto il cibo che vuoi, che vuoi, che noi non ci crediamo più a sti supereroi. Salvami adesso da sta delusione, un'erosione, giochi mia canzone che porta il mio nome. Tornare indietro non posso, dopo ti ho sudato e sfrenato per questo. Sosta roba mi ha salvato, quindi glielo riconosco. Per i miei fratelli ha preso un altro a fare l'osso. Vado ma sai che non mi sono staccato. Ti dimmi che ti vedi musica, frate, dici mille. Se vuoi scrivere, allora frate devi vivere. E queste storie specialmente devi vivere. Baciami con le note di sopra. La notte che mi prende mi stravolge. Me la strana sai che te, te, tentazioni sei per me. Ma questa tentazione che cos'è? Che cos'è? Sì.
e scrivi sopra frasi che asciugano le tue lacrime. Asciugano le tue lacrime. Scappati per una ragione, scappati in un'altra regione, perché nel cuore non cambia stagione. Piova di rotto da ore, mi hanno chiesto di trovarmi un posto, ma adesso indosso camice. Lavora per te stesso, strappa tutte quelle pagine. Scrivere testi non compenserà, che questa gente non ti penserà. Creare un problema e sapere che poi peserà. Stringerti forte non aggiusterà. Siamo legati da forze invisibili, allaccati da lacrime e lividi. Che ricordi sono più che vivi qui. I ricordi sono vivi, sto venendo a prenderti. Tutto ricorso allora di tanto da prenderti. Che con i dischi d'oro potrei solo prenderli. Si fiori colorati posso solo accendere. Vivi da questa vita prima che ti mangia. Mira la dopo schivala se lei si scassa. Ti do la letto righe per la tua rifassa. Non ricordi la tua storia allora ripassa. Da fuori sembra un po' più facile. Prendi quelle pagine e scrivi sopra frasi che asciugano le tue lacrime. Asciugano le tue lacrime. Da fuori sembra un po' più facile. Prendi quelle pagine e scrivi sopra frasi che asciugano le tue lacrime. Asciugano le tue lacrime. Vite combaciano per quanto uguali. Questi ti baciano ma sono squali. Se puoi volare ti danno le ali, ma dopo che scendi non sono le ali. Tu fa contrario in granotte e sbaglio. Faccio l'inventario di quanto ho inventato. Che sto vento sembra caldo fra, ma il cuore ghiacciato. Non batte più, le vene oscurate. Passiamo le notti a pensare quanto sono durate. La forza è durare sopra queste strade, perché nessuno ti regala niente. Voglio nel sangue dentro le ciliegie di chi lo fa sempre. Voglio la mia gloria pure se per niente. Voglio la mia gloria pure se per niente. Ma arrivo a quel punto in cui non è più forza. Ti alzi e mi butti dentro una fossa. Dammi una scossa del patto, dammi una mossa. Mi viene un infarto, a volte costretti. Non ci lasciamo niente. Quando una cosa la vuoi veramente, raggiungi il tuo sogno malgrado la gente che dice di no. Da fuori sembra un po' più facile. Prendi quelle pagine e scrivi sopra frasi che asciugano le tue lacrime. Asciugano le tue lacrime. Da fuori sembra un po' più facile. Prendi quelle pagine e scrivi sopra frasi che asciugano le tue lacrime. Asciugano le tue lacrime. Spicca, ormai è diventato una star. Va bene, io ti congedo perché so che non vuoi parlare, perché tu ami cantare, però te la posso chiedere una cosa. Sento di essere presente questa sera. Ok. Una cosa, quando i ragazzi ti chiedono gli autografi e le foto, come ieri sera a teatro, faglieli, ok? Vai. Si vergognava ieri, i ragazzi gli chiedevano io. No, perché ancora non mi sento pronto. La mia persona non è pronta per firmare un gol. Sì, ma se ne esco da... Vi è piaciuto? Vi è piaciuto? Complimenti, grande, grande. Una buona sera, grazie a chi è venuta a sentire stasera. C'ha sempre la sua tifoseria, scritta. Eravate pure voi ieri al teatro, gol, dove stavate in piedi. Sì, ok, va bene, grande. E continuiamo con lo spettacolo, ovviamente. Adesso facciamo un po' una modifica di scaletta, perché loro sono piccolini, fa tardi ed è giusto che si esibiscano anche loro. Sul palco i ragazzi della Big Bang, il loro maestro Mannino li ha seguiti in questa coreografia. Venite pure ragazzi, prendetevi posizione bene qui su questo palco, bene anche prendete posizione, e quando i nostri ballerini sono pronti, così come si fa nelle gare di danza, io dico musica. Oh,
I like the way you do it. Palermo 11 dicembre 2016, una speranza per Giulia. Grazie Gabriele Montero e la famiglia. Grazie Giulia per questo evento e che i nostri cuori possano aprire le frontiere più che si può per aiutare questa famiglia, tutte le persone che hanno veramente bisogno. Grazie, grazie Daniele, grazie Rita per il vostro lavoro. Grandi, Badaiacca Air, ricordatelo. E adesso, caro Sasà, cosa c'è adesso in scaletta? Adesso siamo arrivati al momento di presentare il brano proprio per la piccola Giulia. Si intitola proprio Giulia. Si intitola Giulia. Lo ascoltiamo per la prima volta tutti insieme. E lo canta l'interprete che è Gianni Tantillo. Il brano è stato arrangiato tra l'altro da Ignazio Caracalli, lo ricordiamo. Gianni, sei pronto? Sei carico? Sì.
visto che come però ti ricordi il testo tutto. Si ricorda tutto, dai. Lasciamo il palco. Vai Gianni. Vai Gianni. Insieme di chiamare sul palco due attori
sono due attori professionisti, io conosco lei in particolare e voglio un applauso grande per Assunta Battaglia. Vieni Assunta, perché lei, nonostante i suoi mille impegni, insomma, dopo aver calcato grandi, grandi palcoscenici, un applauso anche a Pino Scaglione che si è dato anche lui disponibile. Io devo chiedervi, lo so che vi eravate preparati un bel pezzo da leggere, però potete capire che ci sono momenti. Lascio a voi, mi fido di voi, leggere il pezzo che secondo voi merita di essere letto. Parliamo ovviamente del libro della piccola Giulia e quindi io lascio adesso il palco ad Assunta Battaglia e Pino Scaglione con il libro. Vi do 3 minuti, 4 minuti ciascuno massimo, ok? Grazie! Tutto è iniziato qualche anno prima, nel 2008, a Corigliano Calabro, una cittadina del Cosentino, dove Gabriele vive. Non si vede. Scusate, ma non si vede. Dove Gabriele vive. Non ne può più Gabriele, è disoccupato, un invalido. Un invalido a cui non viene riconosciuto neanche l'accompagno. È distrutto. E si siede davanti al computer. Gabriele cerca di distrarsi, ma una giornalista nel frattempo sta facendo il suo annuncio. Finalmente sullo schermo arriva un messaggio. È Maria, una donna bella, dai capelli corvini, che ha conosciuto proprio in un sito di internet. Gabriele è felice, la stuzzica e vorrebbe subito conoscerla, ma la donna sembra un po' infastidita. Maria ha un figlio ed è stato abbandonato dal padre. Maria e Nico, il figlio, vivono a Palermo. Dopo un po' di reticenza iniziale, riesce a conquistarsi la sua simpatia. Si scambiano battute, si descrivono. Io vado avanti, taglio, va bene, Anna? E Gabriele ha una gran voglia di conoscere Maria e decide di andare a Palermo a trovarla. Riesce ad avere il suo indirizzo e così compra un bel regalo per Nico e si mette in viaggio per Palermo. Arrivata a Palermo, durante il viaggio Gabriele si prepara tanti bei discorsi da fare a Maria per rompere il ghiaccio, ma arrivata davanti alla porta tutto è diverso. Gabriele entra, bussa alla porta e ha un pacchetto in mano per Nico, che gli apre la porta. Lui lo guarda diffidente e Gabriele gli dice: senti, se proprio non lo vuoi, magari te lo ritorno a Natale. La frase pronunciata da Gabriele ha il suo effetto e Nico prende il regalo, un robot, mostrandolo felice alla sua mamma, che intanto arriva dalla cucina. Maria indossa un grande cambriole da massaia, ha gli occhi chiari e i capelli neri di corvino che le scendono lungo le spalle. All'aria affaticata, forse alle prese con le faccende domestiche, pensa Gabriele, la osserva mentre si scosta una ciocca dalla fronte accaldata. Guarda perplesso il figlio, agitare eufonico il pacco davanti, e infine guarda quest'uomo e incrocia il suo sguardo, si incupisce e tira verso di sé il bambino. E lei chi è? Domanda sospettosa e scostante. Nico, vai in camera a giocare. Io parlo un attimo con il signore, dice. Poi, rivolgendosi al figlio, guarda Gabriele e gli chiede: perché l'hai fatto? Gli chiede con aria di rimprovero. Gabriele si sente smarrito, non aveva previsto un'accoglienza del genere. Si era immaginato al massimo di dover fare i conti con imbarazzanti momenti, ma era scartato del tutto l'ipotesi che lei potesse addirittura non gradire la sua iniziativa. Tuttavia si sforza di mantenere il sorriso che ha stampato sul volto e quando è arrivato cerca di liberarsi da quell'impaccio. È solo un giocattolo, dice Gabriele, ma Maria non si riferisce a quello, è contrariata dal fatto che lui sia andato a trovarla. Gabriele gli dice: ma insomma, allora perché ti sei scritta in un libro di incontri, in un sito di incontri, se non volevi incontrare nessuno? Gabriele dice: guarda, io ti sposo, è la sfida. Maria si urta, si arrabbia e gli chiude la porta in faccia. Gabriele se ne va sconfitto. Passano i giorni, passano i mesi. Gabriele pensa sempre a quell'incontro.
e cerca di ristabilire contatti con Maria. Gabriele si è chiesto tante volte come sarebbero andate le cose se non avesse avuto la brillante idea di fare quello improvvisato a Maria. Forse Maria avrebbe acquistato piano piano la fiducia in lui e accettare quell'improvvisata, ma ora non lo sappiamo. Ormai, dice Gabriele, forse è troppo tardi. Non è da lui perdere le staffe in questo modo, ma di fronte alla sofferenza di Giulia le buone maniere passano del tutto in secondo piano. Non era preparato ad affrontare una guerra all'ultimo sangue, ma soprattutto non avrebbe mai pensato di doverla sostenere proprio contro dei medici, che nelle mani dei quali aveva fiduciosamente consegnato la vita preziosa di sua figlia. In quei pochi terribili atti di sfogo disperato mi vengono in mente i pericoli interminabili trascorsi in ospedale da piccolo, che tra accertamenti, esami ripetuti a oltranza, con l'angosciante consapevolezza che non avrebbe mai potuto sottrarsi a quello strazio e che ogni volta sarebbe stata l'ultima volta. E poi l'umiliazione per un handicap che lo avrebbe accompagnato fino all'ultimo dei suoi giorni, il terrore di non essere mai all'altezza delle situazioni come tutti quanti gli altri, il senso di impotenza che leggeva chiaramente negli occhi suoi di suo padre, se potesse cancellerebbe con un colpo secco tutto quello che ha fatto parte della sua infanzia, perché ogni suo ricordo rimanda quel dolore cronico che risiede dentro di lui. Oltre quel dolore c'è l'oblio. E ora tocca a Giulia. La storia si ripete con i suoi cicli dannati. No, non può permettere che sua figlia conosca la sua stessa sorte. Si opporrà contro tutto e tutti, se ciò fosse necessario. Gabriele è lì, fermo a fissare sul pavimento ciò che resta del computer, andato in frantumi. Pochi istanti dopo il dottor Maresca, rimasto interdetto dalla furia con cui ha visto Gabriele avventarsi contro il monitor, si alza di scatto e raggiunge veloce l'uscita dello studio. Chiamo i carabinieri, dice irrevocabile. Non mi avete mai fermato la volta. Siete degli assassini, non dei medici. Dovresti farli nascere i bambini, ucciderli, urla il padre di Gabriele. Non ucciderli, lo ripete e lo denuncio, lo risponde il medico. Se c'è qualcuno che deve denunciare, quello sono io. Avete fatto 7 punture nella schiena di mia moglie senza riuscire a trovare il punto giusto, tanto che avete dovuto cambiare anestesista, grida Gabriele. Può essere colpa della conformazione della paziente e non necessariamente del medico, giustifica la dottoressa Lucini. Sì, e anche 2 chili che la bambina ha perso dal giorno prima del parto ad oggi sono dovuti alla conformazione della paziente, ed anche le 4 settimane che anticipano la reale data di parto sono normali. E poi i piedini storti mai visti durante l'ecografia di gravidanza sono cose normali? Gabriele si dimena, altri infermieri e medici entrano nello studio attirati dalla confusione e cercano di bloccarlo, mentre guardi da loro dei pugni sulla schiena. Nel frattempo arrivano anche il maresciallo Pinto e l'appuntato
Lo sapete o no cos'ha mia figlia? Perché non l'avete messa in incubatrice quando c'è un protocollo che lo prevede? Lungo silenzio. Il direttore lo sporgerà denuncia per aggressione e danneggiamento dei beni dell'ospedale, comunica il maresciallo a Gabriele e a Walter. Ma nessuno mi ha ancora risposto. Cosa ha mia figlia che non va? Dice Gabriele, per non l'ho rassicurato dalle parole dell'ufficiale. Gabriele, mi ascolti, gliel'ho già detto e glielo ripeto. Se crede di aver ragione, cerchi giustizia, denuncia l'ospedale, cerchi tutte le persone che vuole. Così si mette solo nei casini. La prossima volta dovrò arrestarlo, lo capisce? Gabriele ormai fuori di sé e fa uno sforzo pazzesco per assecondare il maresciallo. In tutto questo inferno che si è scatenato ci mancano solo i guai con la legge. Proprio in quel momento si sente chiamare dal corridoio una voce familiare, l'unica che riesce a calmarlo davvero. È Gabriele, il medico tedesco. Fa un cenno con il capo ai due carabinieri, poi si rivolge a Gabriele in tono allarmato. Ho visto Giulia, dovete partire. Sono evidenti i segni di malnutrizione e di parto prematuro. Serve immediatamente un trasferimento sanitario in una struttura adeguata. Gabriele e il dottore tedesco, accompagnati dal maresciallo, si trovano nello studio del primario. Anche quest'ultimo consiglia a Gabriele di portare via la bambina, ma lo avverte che non dispongono dei mezzi né delle risorse per organizzare un trasferimento. Gabriele deve intervenire di tasca sua. E quanto costa? Domanda preoccupato. Non lo so, ma di certo non rientra nelle nostre competenze. E se si rivolgesse al giudice, dice il dottor Tesco, con i tempi della nostra giustizia, ironizza il primario, è colpa vostra se mia figlia si trova in questa situazione. Gabriele è sempre più attirato. Calmati Gabriele, ora ti dico cosa bisogna fare, dice il dottore tedesco, alzandosi dalla sedia. Ma ce ne andiamo così? Viene una sorta convinzione il medico tedesco. Mi dispiace Gabriele, di certo Giulia non poteva capitare in mani peggiori, afferma Gabriele, il dottore tedesco, mentre cammino spalla a spalla lungo la strada di fronte all'ospedale. Ma adesso che faccio? Chiede Gabriele disperato. Porta a Roma al bambino Gesù. Purtroppo io non posso fare molto altro, devo necessariamente ritornare in Germania, però prendi questi, dice il dottore tedesco, porgendo a Gabriele una banconota di 500 euro. Gabriele si ritrae, non può accettarli. Non fare lo sciocco, lo rimprovera il dottore, e tienimi informato. Io vi avrei ascoltato fino a domani mattina, purtroppo i momenti sono quelli che sono. Però secondo me la voglia di andare a comprare questo libro e andare a leggere tutta la storia di Giulia Montera ce l'abbiamo. Grazie per la vostra interpretazione, per il cuore che ci avete messo nella lettura di questi passi. E per voi, Assunta Battaglia e Pino Scaglione, vieni pure Anna, una targa di ringraziamento, vieni pure. E adesso vi tocca ancora leggere quello che Gabriele Montera ha scritto per te, Assunta. Alla donna. A Natale Guoi. Alla donna, alla mamma, all'attrice Assunta Battaglia, per la sua capacità teatrale di interpretare e trasmettere emozioni. Grazie. Grazie, Maria, grazie. Sì, mi dispiace per aver dovuto tagliare, io sono qui per Giulia, solo per Giulia, un bacio a Giulia. Ciao a tutti. Grazie, grazie Assunta. Pino Scaglione, cosa a ci Natale vuoi all'attore, al nonno Pino Scaglione.
per la sua originalità e per la sua metrica nel recitare e nel raccontare. Palermo 11 dicembre. Grazie, grazie. Grazie Pino, grazie. Bravissimi. Davvero, questa è tua, non è mia. La devi portare con te questa targa, dammi qui il microfono. Visto che stiamo facendo le premiazioni Pino, alla targa, diamola anche a Pino, è la tua, te la puoi portare, insomma, capisco. C'è ancora un'altra targa da dare? Sì, sì. Ignazio Caracausi che viene insieme alla responsabile, anzi viene proprio la responsabile, viene Laura Bologna che è la responsabile della Flash Music, nonché Cara Music, l'etichetta che Laura che poi si è occupata insomma della realizzazione, della distribuzione, si occuperà del brano. Insomma. Sì, questo è un anche... brano dedicato alla piccola Giulia, abbiamo fatto l'arrangiamento degli studi della Flash Music, però targato con il digitale Cara Music. Vorrei dire ai genitori di Giulia che da mamma ogni parola in questo momento sarebbe una parola di circostanza, però vorrei chiedere un applauso al coraggio dei genitori di Giulia e continuate questa lotta appunto per Giulia. Posso capire lo stato d'animo dei genitori di Giulia, però forza, che Dio vi accompagni e vi colmi di tante benedizioni. Un grande applauso per Giulia. Per Giulia faremo veramente ancora altre 10, 100, 1000 canzoni sicuramente. Grazie, grazie per la voce. Grazie, anche per voi, per la tua. Sì, al professionista di sempre, all'amico di oggi, Ignazio Caracausi, per aver sposato con la sua etichetta discografica Cara Music la causa della piccola Giulia Montera, per aver curato gli arrangiamenti del brano Giulia. E per suo tramite il signor Mario Di Stefano per aver curato le musiche del pezzo. Grazie a voi. Grazie, grazie a Laura Colonia. Grazie ancora. E adesso mi sa che... Ravviviamo la, sì, la notte, dai. Ravviviamo la notte. C'è il ballo di Simone, che sarà come il ballo di San Vito. Il ballo di San Vito. E ce lo canta lui. Chi se non è il mitico Fabio Dani. Ciao a tutti. Forza Giulia!
Grazie a te, caro Fabio. Credo che ci fosse una targa di riconoscimento anche per Fabio. È arrivata una targa. Ecco, una targa della 500, targata per la sua umanità, per le sue dote canore. Doti canore, sì. Doti. Uguale, non preoccupate. Per la sua disponibilità ad aiutare il prossimo. Palermo, 11 dicembre 2016. Una speranza per Giulia. Bravo Fabio. Ciao Giulia. E a questo punto continuiamo in musica, riprendiamo gli ultimi concorrenti della corrida. È il momento di Karima Osni, credo si pronunci così, con Yourself di Justin Quiver. Vai Karima. Grazie. If you think that I'm
grazie per la tua collaborazione e un grazie ovviamente da parte di Giulia. Grazie a voi, ti voglio bene Giulia. Ecco, spero il bene per tutto. Grazie a tutti. E adesso aspettate, intanto io ho proposto un premio per chi rimane fino alla fine, veramente siamo alle ultime esibizioni, vediamo se c'è Giulia per la pazienza, anche perché insomma è lunghissimo, ma tutti hanno chiesto di esibirsi e adesso è il momento di un momento divertente, la comicità di Enzo Carnese. Vieni Enzo, il palco è tutto tuo. Tutto, il microfono non funziona. La sala si è spopolata praticamente. Quelli che se ne sono andati forse sapevano che c'era io. Cioè, aspetta, è meglio che me ne vado. Però siamo giusti giusti per poter fare un rosario, va bene? Allora a destra facciamo Santa Maria, a sinistra Ave Maria, va bene? Mettiamo un po' di spirito. Allora, l'altro giorno mentre ero a casa e mi stavo leggendo il giornale, bussano alla porta, mia moglie va ad aprire, due testimoni di Geova. Oggi la luce è entrata in questa casa. Mia moglie si gira e chiama: Enzo, sono venute quelle dell'Enel. Sì, ma proprio c'è una allegria stasera, non credo. Cioè, ci manca un cielo e pare che oggi fosse molto consato. Comunque, andiamo avanti. E mia moglie fa a pranzo e mi fa, dice: e com'è la verdura? C'è stata l'insalata, c'è stata buona. Dice: e com'è il prosciutto? Il prosciutto buono. E un pane, buono, com'è il pane? E insomma, ma perché mi chiede come sono queste cose? È l'unica cosa che hai cucinato, non mi chiede com'è. Il pesce, per esempio. Dice: com'è il pesce? Crudo. No, il pesce è cotto, il pesce è crudo. Ti sto dicendo che il pesce è cotto. Ti sto dicendo che il pesce è crudo. Come fai a dire che il pesce è crudo? Perché si sta mangiando tutta la salata. Dice: ma perché ce l'hai sempre con me? Perché? E non mi dice mai una cosa carina. Dimmi una cosa che mi faccia sentire donna. Dice: sì, vabbè, è troppo sparecchia e balla di gatta. Dice: ma tu ogni volta, se io sapevo che tu eri così non ti sposavo, perché ti ricordi la prima volta che ci siamo visti l'ottava vista del bianco e tu mi hai detto che ero un cigno, e perché ora invece non mi porti mai a mangiare una pizza, non mi porti mai a teatro? Vabbè, preparati che stasera usciamo, andiamo a teatro. Ah, vero, vero, che andiamo a vedere? La morte del cigno. Ora tu mi devi dire però, ora basta, quando facciamo però 25 anni di matrimonio ci porti almeno in un'isola deserta. E va bene, ci porto. E per il 50esimo te va più. Stanotte ho sognato che mi regalavo una pelliccia. Va, chiudi gli occhi e continua a sognare. Ora me ne vado al bar e mi vado a prendere un caffè, basta, non ci sto più con te, no, tu hai intenzione di tradirmi, no, dove stai andando al bar? Ah, dove c'è il tuo ex? Ci vengo pure io, andiamo al bar, dice: cucino due caffè di quelle buone, siccome si usa la companconista fa i disegnini nella tazzina del caffè, a lei ci farò cuoricine, a mia un cebo. Disse: lo sai, ma che cosa vuole dire? Disse: no, niente, no, niente, non ti preoccupare. E lo sai che a me mi piacciono gli uomini con i capelli lunghi come te. Ah, sì, vero, i capelli lunghi come me sono fascinoso, vero? Rispondo un banco e dice: no, perché a questo non si mi ricorda. E lo sa lei, ah, ma che cosa vuole dire questo qua? No, niente, lo sai che tu sei il primo uomo della mia vita. Come primo? Allora ci sono l'auge. No, no, l'ultimo. Come l'ultimo? Allora ci sono l'auge prima. Tu sei l'unico uomo della mia vita. E poi se posso sapere che cosa vuoi da una donna? Come che cosa voglio da una donna? Io da una donna voglio essere felice. Voglio essere felice comunque in nodo. Rispondo quando dice: giorni a metà strada. E poi quando si trova la donna si trova in difficoltà, che cos'è che dice? Lo sai che io amo solo te. Attenzione, quando le donne si trovano in difficoltà e dicono ti amo, siate attenti. È una trappola, non cadeteci. Perché la parola ti amo e poi madre a te e poi amo le vanno a te che riesce l'amo e con l'amo che si chiami poi
Grazie Enzo, andiamo di gran corsa. Ancora un applauso ad Enzo Carnese, anche per lui credo ci sia una targa, credo. Se la targa, sta scritta la motorizzazione. C'è la targa per Enzo, eh? Anna. No, io dopo facciamo tutto quello che la motorizzazione. Portalo pure via il microfono, vai tranquillo. Ancora un applauso, dai, andiamo avanti, siamo addirittura d'arrivo, almeno ce lo auguriamo. Il momento ancora di un cantante, è l'ultimo della corrida siciliana, lui si chiama Elice Marco e ci farà ascoltare un brano molto bello di Riccardo Cocciante dal titolo Per Lei. Per te il leggio. Grazie. Prepara tutto Marco. Ci siamo? Sì, scusate il leggio, ma fra 10.000 brani che conosco ne ho voluto scegliere uno che avesse nel contesto qualcosa di dire a Giulia. Tutto qua, quindi ho dovuto impararla in frattempo. L'estate quando piove, i giorni grigi di novembre, diventerò parole nuove, per affrontarmi il suo silenzio, sapro cambiare il mio vita, seguendo il ritmo del suo. Quando un punto di venire e le senti bene per lei, per lei. Andrò a cercare nei suoi chiavi e imparare a rispettare questa inquietudine che vuoi, poi saprò regolare le cose che non lo stavo dire, cancellare tutti i segni. Per lei,
sono? C'è la regia? Aspetta ancora un momento. Intanto abbiamo le ultime due esibizioni. Ce la stiamo facendo. Ragazzi, c'è un motivo. Solitamente gli spettacoli durano mediamente 2 ore, insomma 2 ore e mezza. Quello di stasera è un po' più lungo perché abbiamo sparso la voce. Abbiamo detto, vabbè, non tutti ci diranno di sì. Vediamo chi si vuole esibire, chi vuole partecipare a questa serata. E noi l'abbiamo detto a tante persone, sperando, cioè pensando che non tutti dicessero sì. Hanno detto tutti di sì. E quindi stiamo cercando di dare spazio. Io, questo che state facendo voi, a rimanere qui fino alla fine, è il gesto più bello che state facendo, perché effettivamente date a noi modo di completare questo spettacolo, di dare la possibilità agli artisti di esibirsi, tutto per amore di Giulia. Lo stiamo facendo solo per lei. Grazie. Ci siamo, e anche loro hanno pazientato tanto, sono belle, splendenti. Facciamo un applauso a queste meraviglie. Loro fanno parte della scuola di ballo al Shark delle maestre Salmeri e Fiorito e si esibiscono sulle note delle loro prodotte di Orienta Romantic to Drum Solo. Mamma mia quanto sono belle, prendete pure posizione, regia, musica. What it's like.
brave, e anche per voi c'è una targa, è vero Anna, vieni qui, consegniamola alla maestra, prova a leggere un po' quello, ce l'hai il fiato? Sì, dai, sei allenata. Aspetta che ti do il microfono. Alla scuola di ballo al Shrak, Consuelo Salmeri e Michela Fiorito, per le emozioni che riescono a trasmettere con il ballo. Grazie, mi spiace che vi siete ridotti in pochi, spero che siano buoni e spero che abbiate gradito la performance. Grazie, grazie davvero ragazzi. E adesso c'è l'ultima sfilata che chiuderà la serata. Loro sono in costume da bagno, ma ce lo possiamo permettere, non c'è tanto freddo, più belle che mai, sempre con le ragazze guidate dalla maestra di canto Elisa Campitelli. Loro sono l'Accademia Energy Dance e sulle note di questi ragazzi loro sfilano in costume. Eccola qui, l'ultima uscita, fatemi cenno dalla regia se siete pronti. Sì, ok, e quindi lo spettacolo continua con l'uscita di queste ragazze, il momento della moda. Oh,
sempre dell'Accademia Energy Dance. Hi.
Del nome dell'associazione di Montena, una lotta per la vita. Dai, perché già sai che siamo vivi. Poi sempre queste battute furono. Ok, abbiamo ringraziato tutti, io ringrazio voi pubblico, solo un momento, guardate 60 secondi, perché le fotografie di questa sera le troverete domani anche sulla rete, grazie ai nostri fotografi, siete pochi ma fate sentire un grande applauso, perché salgono anche sul palco Salvo Guaiana, Vincenzo Smiriglio, Vincenzo Lombino, abbiamo targhe per tutti, il servizio di ripresa audio in luce ormai punto fermo nelle serate di Una Lotta per la Vita, e poi ovviamente anche unico, aspetta, sto facendo il riassunto, vai. Unico e inimitabile il servizio televisivo, quindi il mitico Angelo Marano per le interviste, il grande Roberto Di Bona, e ormai non conosce confini, la protezione civile per lei è una seconda figlia, oggi come del resto sempre ha garantito il servizio di assistenza, un ringraziamento speciale, senza di voi non avremmo potuto far niente, e poi pensa un po', ci sono targhe per i presentatori, sì, e un ringraziamento ad Anna Bruno, perché meno male che c'è la targa, pensavo che c'era la lapide, meglio la targa, meno male, smettila, sì la foto. Sì, allora, Vincenzo Smiriglio per le emozioni che riesce a trasmettere tramite uno scatto. Poi, Salvo Guaiano, ovviamente questi fotografi. Fatevi sentire gli applausi che hanno lavorato tutta sera, questi qua a fare le foto, a fare le riprese. Ah, vabbè, te lo dico a te, sì, lo do io a te. Ad Anna Bruno, ovviamente sempre per il suo impegno sociale e per la sua disponibilità e il cuore grazie, grande. Anna. E questa la leggo io. No, la leggo io, lui non è... Leggi la tua. La leggo io, tu no. Ad Anna, aspetta, all'uomo e alla donna. Alla coppia perfetta nella vita e nel lavoro. Anna Cani e Sassata Ibi per la loro professionalità, la loro sensibilità verso chi soffre, per la loro vicinanza alla piccola Giulia Montella. Una parola sola, mi fa prendere la scena insieme a me. Tanto la grazie. La preghi sempre tu, le porti tutte a casa tu. Che io le prendo, anche quelle della radio me le porto io a casa. Grazie davvero, perché i più bravi, i più belli, i più pazientosi siete stati voi. Aspetta, pubblico straordinario! Aspetta! Non abbiamo finito, non preoccuparci, se facciamo la finiamo, no? C'è. La protezione civile, l'abbiamo. Ah, va bene, hai ragione. Facciamoli salire, salite ragazzi! Tutti 257, salite che c'è lui nel neanche! Facciamo. Facciamo una bella foto, intanto ringraziamo chi, Anna? Chi dobbiamo ringraziare ancora? Luan Pagheria, il mio amico Renzo Fravi. Che? Per gli abiti. Gli abiti. Complimenti. Foto tutti insieme, Silvana. Facciamo una bella foto, la targa c'è, gliela faremo avere, c'è tutto. La targa c'è, è imboscata da qualche parte, ma c'è. Facciamo la foto,
Va bene, il fotografo è lì? Saluta. Facciamo un sorriso. La targa è dall'incisore. È lì, nello scatolo, nello scatolo. Vieni, vieni, Alba. Ecco qui. Oh. Vieni al centro, dove stai andando? Funziona. Come la targa di dopo della Smart, io ce l'ho qua fuori, la macchina parcheggiata. Però... Noi stiamo facendo intanto le foto di rito, vi auguro buonanotte e ovviamente, visto il periodo, buone feste e buon Natale a tutti. Grazie. Auguri, buon Natale, buon anno.